i servizi di sicurezza internazionali di più paesi hanno sottolineato come ci fosse il rischio di infiltrazione terroristica all'interno di questi barconi. La Lega l'ha rimarcato, citando queste fonti. Il governo se ne è assolutamente lavato le mani e anzi ha negato l'evidenza che oggi drammaticamente vediamo. Mi domando quante altre persone, ci domandiamo quante altre persone che sono vicine al terrorismo, all'estremismo islamico, sono presenti sul territorio nazionale di cui il governo non è a prontezza. Evidentemente è mancata una politica di controllo, manca una politica di controllo, c'è una politica del lassismo da questo punto di vista. Per quanto riguarda l'estradizione, noi chiediamo ovviamente che sia impedito a questa persona di rimanere sul territorio nazionale, ma che anche ovviamente non succeda come quanto già avvenuto, ovvero che questo va ed entra dal territorio nazionale come se fosse un hotel. Cioè noi dobbiamo avere anche la certezza che questa persona non entri più in territorio nazionale. Questo è un caso eclatante, questo arriva col barcone, se ne arriva, fa l'attentato, ritorna in Italia, gira liberamente. Dalle notizie di stampa che apprendiamo sembra che tutto sia partito perché la mamma ha denunciato la perdita del passaporto di questa persona. Se non fosse un caso di rischio della sicurezza per i nostri cittadini saremmo alle comiche, e questo è come gestisce con le comiche il governo gestisce la sicurezza di questo paese. È arrivato con un barcone, è uscito, non si sa ancora come sia rientrato in Italia. È arrivato con un barcone, è stato dato, visto che il governo ha azzerato il fondo espulsioni, hanno detto che l'hanno espulso, in realtà gli hanno dato un foglio di via, questo qua non sapeva più dove fosse finito, se fosse in Italia, se fosse tornato in un altro paese, è andato a fare l'attentato, dopodiché è tornato, dobbiamo capire ovviamente ancora come cosa è successo, però ripeto, mi sembra una politica sulla sicurezza nazionale perlomeno fanciullesca e uso un termine non offensivo, anche se meriterebbe di essere offensivo in questa occasione. A me sembra veramente che Renzi e Alfano o vivono in un mondo parallelo e non credo, o vogliono continuare a prendere in giro i cittadini di questo paese. Sempre dalle notizie giunte, perché ribadisco che Renzi non è voluto venire a riferire in Parlamento, questa persona era presente da febbraio sul territorio nazionale, nessuno sapeva niente, e non meno di una settimana fa il governo riconosciuto a livello internazionale libico, quello di Tobruk, afferma che c'è il rischio di infiltrazioni terroristiche sui barconi. Alfano e Renzi e tutto il governo dicono assolutamente non ci risulta, non c'è nessun problema. Una settimana fa, non stiamo parlando di un anno fa, una settimana fa. Quindi mi sembra che siamo in una situazione in cui il governo non è assolutamente all'altezza di gestire la situazione, anzi sta portando avanti delle politiche che sono l'esatto opposto di quanto servirebbero, e per quello oggi abbiamo presentato lo sposto.